si può di nuovo vivere tutto l'anno con i figli, puoi fare impresa. Cambiamo completamente la visione, no? Il turismo in montagna è l'estate, d'inverno, il resto è vuoto. L'amministrazione da loro, con una frasina piccola nel bando a cui noi abbiamo partecipato, ha detto: wow, chiunque sia il gestore deve tenere aperto tutto l'anno. Sai meglio di me che questo è uno dei 40 borghi più belli d'Italia. Ma dobbiamo capire perché è meglio. Mi piace stare. Per forza. L'occhio aperto per cogliere quell'occasione. Domande anche un pochino più complicate. Tutti i componenti della famiglia e e portare un fiume in un laboratorio. Allora la nostra idea era di portare il laboratorio sul fiume. Questi di fatto sono percorsi che sono anche orientanti. Piene di alghe, quindi se io voglio mangiare quelle alghe devo essere una macchina da Formula 1, super idrodinamico, piatto, largo, con degli spoiler, degli alettoni. Questi sono degli efemerosteri. Orizzonte Monviso è imparare a imparare in modo più efficace. Stiamo facendo delle challenge molto belle effettivamente, ad esempio ieri sera abbiamo ballato. Uno all'inizio dice ballare, ok. Però ci siamo divertiti. Abbiamo sempre cercato di arrivare tutti insieme alla vetta, quindi all'obiettivo finale, che era quello appunto di completare il percorso. La scuola deve insegnare a creare un gruppo, ad essere un gruppo. La montagna di per sé è una grande palestra di allenamento. Da qua abbiamo fatto così. Narrare è dare una forma alle proprie emozioni e metterle in comune con gli altri. A me ha sorpreso molto la cura, la gentilezza, la dolcezza, il garbo che avete messo nel racconto. Quanti di voi hanno superato quindi le aspettative rispetto a quando sono partiti? Ok. E questo modo di fare scuola, farla all'aperto, farla insieme, farla con persone che non conoscete, è un modo che esiste. Prendersi del tempo di qualità per avere cura di se stessi, degli altri che magari non conosciamo e anche dell'ambiente. E voi questa cura l'avete messa nelle storie che avete raccontato.